Ambulanza 1 sul posto. D'ora in poi lo chiameremo TLS e coordinerà tutta l'operazione. Lui per prima cosa si rapporta con i vigili del fuoco. Il comandante dei vigili del fuoco proibisce l'accesso all'auto. Si è svolta lo scorso sabato 11 giugno in piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania la simulazione di un incidente stradale organizzato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Agropoli e del Cilento. Presenti oltre 50 volontari della Croce Rossa Italiana, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e della polizia stradale. Quanto sono importanti queste iniziative? Sono importantissime, non importanti, in quanto oltre che un retraining su quelle che sono le procedure in questi casi, ma sono importantissime anche perché si ha una sinergia con tutte le forze in campo, tutti gli altri attori che vengono in queste scene di emergenza, i vigili del fuoco, la polizia stradale, la polizia municipale e la Croce Rossa, che notoriamente collaborano sempre su tutti quelli che sono gli scenari e quindi si hanno delle situazioni che nella realtà avvengono quasi quotidianamente. Questo è importante perché vedere le procedure che vengono molto spesso negli anni cambiate, aggiornate e quindi si deve dare possibilità agli operatori di poter essere sempre aggiornati per dare un soccorso sempre efficiente e al massimo per le persone che purtroppo incappano in questi incidenti. Un dispiegamento di forze non indifferente per dare un unico messaggio ai cittadini, la sicurezza. Certo, ma lo dispiegamento di forze sono del Comitato di Agropoli del Cilento. Naturalmente questo è un discorso che stiamo facendo a livello regionale con un progetto per i giovani di guida sicura, dove noi simuliamo dei percorsi stradali nelle scuole dell'obbligo con anche l'acquisizione di occhiali che simulano se un ragazzo ha bevuto oppure un bicchiere di vino o un liquore oppure che ha degli oppiaci, delle droghe, quindi si fa vedere proprio in modo reale da sobri, fa vedere come si vede la strada e come si opera dopo aver assunto questi farmaci oppure questi stupefacenti. Questo è un discorso che stiamo facendo a livello regionale. Naturalmente la provincia di Salerno, con i comitati di Agropoli, Cilento e gli altri comitati della provincia di Salerno, è una provincia pilota perché siamo riusciti già da molto tempo a fare questo discorso, perché la prevenzione per noi è importante per creare dei cittadini di un domani sempre più rispettosi di quelle che sono le norme stradali. Gianni Infante, naturalmente tutto questo è possibile grazie all'impiego di tanti volontari e soprattutto delle forze dell'ordine. Sì, i nostri volontari, ragazzi eccezionali, tolgono il loro tempo al lavoro, allo studio e lo dedicano alla Croce Rossa per stare vicino alle persone e arrivare in modo capillare dove si ha il bisogno, con molteplici attività. Questa è una delle tante. Noi ci occupiamo di formazione nelle scuole, vicino alle persone, il sociale, i trasporti, dove c'è il bisogno. Siamo accanto alle persone in modo volontario. E noi siamo 450, il nostro comitato ha 450 volontari, è un orgoglio per noi. Con Vallo della Lucania, la sede è qui a Vallo, avremo la possibilità di aumentare le nostre forze e stare sempre più vicini alle persone che hanno bisogno. Organizzare e coordinare una serie di soccorsi e soprattutto una simulazione così importante e complessa non è stato facile. No. Non è stato facile, circa 25 giorni di lavoro, 12 appuntamenti, più di 60 ore di addestramento, ma quello che è più importante, che dà il valore aggiunto, è lavorare con le altre forze sul campo. Quindi vigili del fuoco, ci siamo visti prima, fuori orario, quindi in maniera gratuita. Alla fine il risultato è evidente, non tanto la bravura nostra, ma il lavoro di tutti quanti insieme premia sia sulla vita che sulla sicurezza, e non è poco, non è poco. Le cose richiedono grande sacrificio e lavoro, le cose gratuite e regalate non sono efficaci. Anche il pubblico è rimasto molto soddisfatto, informiamoli se ci saranno prossimamente altre simulazioni del genere.
Guarda, credo di sì. Adesso mi hanno contattato, ci hanno contattato una serie di personaggi che sul territorio, che dico la verità, è molto molto attento, sono pronti a fare cose insieme, quindi dovete sopportarci, ci rivedremo di nuovo. Per terminare, è soddisfatto dell'operatività generale? Molto, molto, e anche del pubblico e dell'attenzione avuta. Veramente grazie a Vallo, è un bellissimo territorio. Ci ritorniamo. Il vostro è stato un intervento eccellente, quindi ci interessava sapere una vostra opinione in merito e poi magari diciamo ai nostri cittadini, soprattutto in virtù della stagione estiva, come stare attenti per i principi di incendi. Allora, diciamo che questa manifestazione che si è tenuta oggi qui a Vallo della Lucania è servita molto soprattutto per far capire alla gente quello che noi realmente facciamo. Noi lavoriamo sempre in sinergia con gli altri enti, con gli altri corpi, Polizia Stradale in questo caso, quando si tratta di incidente stradale, ASL 118 e Polizia Stradale, che sono siamo sempre i primi noi ad intervenire in questi tipi di interventi. Dicevo, è molto importante per il cittadino sapere che il compito e il ruolo che ognuno di noi ha in queste occasioni. Per quanto poi riguarda gli incendi estivi, beh, gli incendi estivi si sa, d'estate aumenta la popolazione, d'estate è più facile che possano succedere, anche per il caldo intenso possano succedere questi tipi di interventi, e l'accortezza deve riguardare un poco tutti, perché è inutile che ci prendiamo in giro, la maggior parte di questi incendi sono sempre, c'è sempre un dolo, quantomeno una colpa, per cui bisogna rispettare l'ambiente, perché fortunatamente il Cilento è ricco di vegetazione, fortunatamente per noi, perché almeno respiriamo ancora aria pulita. Quindi l'appello che faccio a tutti i cittadini è di prestare la massima attenzione e di segnalare subito, in caso di principio di incendio, di segnalarlo subito al 115 o al Corpo Forestale dello Stato o alla Comunità Montana. Croce Rossa Italiana! Via! Via! Via!